Ciao ragazze, eccomi tornata con il secondo video per quanto riguarda i prodotti beauty finiti del mese di febbraio. Ora parliamo dei prodotti per la cura del viso. Allora, innanzitutto, parlando di viso, volevo farvi vedere il mio rossetto, se vi piace. Oggi ho indossato Ruby Kiss di Avon, è un rossetto matte della linea matte, è questo rosso molto come si dice, no? Rosso fuoco, molto rosso. Insieme alla matita, sempre di Avon, che io adoro, questi glimmer stick lo dico sempre, è la True Red. Oggi ho messo questo rosso visto che anche a Milano si è messo a nevicare, che bello, anche adesso sta ancora nevicando, almeno mi vedono bene, spicco in mezzo a tutto questo bianco di neve. Ho rimesso anche il mio orsetto di Avon perché fa un freddo allucinante, mi sembra di essere al Polo Nord. E vabbè, io non sopporto molto la neve, però vabbè, ce la teniamo. Speriamo passi veloce che arrivi la primavera, visto che è il 1º marzo, quindi dovrebbe arrivare un po' più il caldo, più che questo gelo. Comunque, vabbè, bando alle ciance, iniziamo con il video. Allora, partiamo dai detergenti. Ho terminato questa acqua micellare di Acqua Le Rose Roberts, è un'acqua micellare struccante, senza risciacquo ovviamente. Questa mi è stata consigliata, se non ricordo male, da Fiamma, che in un video parlavo dello struccante per occhi sempre della Neutro Roberts, che non mi era piaciuto tanto. Acqua Le Rose Roberts, scusate, non so perché ho detto neutro, e lei mi aveva detto di provare appunto l'acqua micellare che struccava molto bene anche gli occhi. Infatti è vero, li strucca veramente benissimo, non brucia assolutamente. Super promossa, 200 ml di prodotto, sicuramente la riacquisterò. Grazie Fiamma, se sei stata tu a darmi questo consiglio o se è stata qualcun'altra, scusatemi, ma non mi ricordo bene perché era appunto scritto in un commentino. Poi, come struccante occhi, ho finito questo di Yves Rocher, questo è quello bifasico nella confezione più piccolina. Questo è buono, un ottimo prodotto, strucca molto bene. Nonostante sia un bifasico, quindi ha una parte più oleosa, non è quello struccante che quando lo passi ti lascia quella patina fastidiosa che addirittura con alcuni struccanti di questo genere io poi vedo anche tipo appannato, mi dà fastidio proprio agli occhi. Questo non lo fa, ottimo prodotto, strucca benissimo, sicuramente anche questo andrò a riacquistarlo. Per quanto riguarda invece la pulizia del viso, ho finito questo latte detergente demacchiante tonico di Yves Rocher alla camomilla. Ottimo, questo ragazzi è ottimo, è la prima volta che lo provavo. È un latte detergente dalla texture piuttosto fluida, veramente un ottimo prodotto, un profumo buonissimo, strucca bene, toglie bene il trucco, non brucia assolutamente la pelle, super consigliato, costa intorno alle 4,95 € come prezzo di listino, quindi non mi sembra neanche eccessivo il costo. Ottimo prodotto, sicuramente quando ho finito gli altri che ho di scorta andrò a riacquistarlo. Poi ho finito di Yves Rocher il gel detergente della linea Hydra Vegetal, questo è per le pelli secche, alla linfa vegetale idrorestitutiva, un gel detergente freschezza. Allora, questa linea è ottima, tra l'altro vi faccio vedere, ho finito anche la maschera che ho tagliato, sempre di questa linea appunto Hydra Vegetal, una maschera idratante, molto fresca, molto buona, hanno una profumazione ottima, i prodotti sono buonissimi, la linea mi piace veramente molto. Vi dico una chicca, un'anteprima, perché vedo appunto sul tra di noi di Yves Rocher, questa linea verrà rivista, verrà lanciata con un nuovo packaging, verranno riviste le formule, eccetera. Spero che sia migliorata, anche se secondo me era veramente un'ottima linea di prodotti. Quindi se vi piace in particolare, se vi piacciono in particolare questi prodotti, magari fate un po' di scortina perché poi appunto uscirà la linea nuova che magari sarà meglio o magari ci piacerà meno, non lo so.
Poi, sempre per il viso, ho finito invece questa mousse nettoiante di Clarins. Anche questa era una mousse al burro di karité ed era anche nettoiante, cioè struccante. Però, ragazze, non mi è piaciuta. Questa è una mousse per pelli secche e sensibili. Non mi è piaciuta assolutamente né la profumazione, che veramente mi dava fastidio lavare il viso. Quindi ce l'ho circa da 2 anni, la utilizzavo proprio perché non volevo buttarla, non avendola neanche pagata pochissimo, la utilizzavo tipo un giorno alla settimana, una cosa così, per cercare appunto di finirla. Non la riacquisterò più, poi a me lasciava tipo una patina sulla pelle, però io ho una pelle grassa e anche sensibile, nel senso che mi dà molto fastidio questa zona con tanti prodotti. Però quando utilizzo i prodotti specifici poi per pelli sensibili non la sento pulita e mi appesantiscono molto la pelle, non lo so, è come se fanno tipo una patina, non so bene come spiegarvi. Ho un senso di occlusione sul viso, non mi piace, mi dà fastidio, quindi non la ricomprerò. Per me non è un prodotto, cioè è un prodotto bocciato, però credo anche dipenda tanto dalle tipologie di pelle. Chi ha una pelle veramente molto sensibile, forse questa mousse va bene, insomma, è adatta. Ho finito poi questo scrub di Avon della linea Clairskin. Questo è uno scrub che mi è piaciuto tantissimo, un esfoliante molto 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 fresco, molto profumato di menta. Mi fa rossare un po' il viso quando lo utilizzo, però è un rossore che comunque non pizzica, non mi dà fastidio. Proprio un rossore da freschezza, quindi mi piace molto, pulisce molto in profondità, super promosso e sicuramente lo andrò a riacquistare. Ho finito poi come maschera un'altra maschera di Rocher Serum Vegetal della linea Lifting e Rughe e Lifting. Questa è quella che ha questo applicatore con pennellino, si schiaccia, adesso ovviamente non ce n'è più, però usciva il prodotto e poi si metteva tipo pennellino sul viso. Questa mi è piaciuta perché quando la toglievo dava proprio un senso di la pelle più luminosa, più nutrita, più compatta. Mi è piaciuta molto, l'unica cosa mi arrossava un po' la mia parte più sensibile, mi pizzicava un pochino. Però ecco, se non avete una pelle particolarmente sensibile, vi consiglio di provarla perché è veramente buona, vi lascia proprio un risultato sul viso, si vede insomma che è stata fatta una maschera. Non è anche lei convenientissima perché io l'ho pagata intorno alle 8 euro scontata, adesso non ricordo quanto costi a prezzo pieno. Però ecco, se vi capita e volete provarla, ve la consiglio. Poi, sempre per il viso, vi faccio vedere altre 2 maschere. Ho provato questa in tessuto di Garnier, Hydra Bomb, rivitalizzante energizzante. Questa mi è piaciuta tanto, non mi ha arrossato la pelle. Anche questa, quando la toglievo, avevo la pelle bella compatta. Ottima, mi piace, la riacquisterò sicuramente, monouso ovviamente, sono quelle in tessuto. E poi ho provato questa di Nivea, però questa come il detergente di Clarins è proprio per le pelli sensibili e secche, a me dava fastidio, dopo 5 minuti che l'avevo su sentivo proprio tipo come la pelle, come se sudasse la mia pelle, dovevo toglierla, mi dava fastidio, un sentore proprio di fastidio. Quindi non saprei darvi una recensione veritiera, nel senso che non essendo adatta alla mia pelle, ovvio che non mi è piaciuta, però dovrebbe provarla una persona che soffre appunto di pelle sensibile e secca, soffre, ha una pelle sensibile. Poi ho terminato questa mousse invece, questa è una mousse di quelle tipo per i capelli di Galénic. Ho fatto un acquisto di prodotti Galénic in farmacia sotto Natale, ho avuto un buono regalo, diciamo così, sono andata lì, c'era la consulente, mi ha dato tutta la linea, le creme però non ho ancora iniziato ad utilizzarle, quando poi le userò magari vi farò una piccola recensione così da dirvi come mi trovo perché costicchiano abbastanza i prodotti, non proprio come in profumeria ma praticamente quasi. Questa appunto è una mousse che è anche demacchiante. Devo dirvi la verità, io mi struccavo gli occhi, toglievo il rossetto, mi lavavo con questa e mi toglieva bene il trucco.
Non mi è dispiaciuta, potrei sicuramente riacquistarla perché non mi è dispiaciuta affatto. Costa intorno alle 15 euro. Io adoro appunto queste mousse, quindi può essere che la riacquisterò, insomma. Sicuramente, è che come al solito ne ho altre che ho preso man mano, avrò 5-6 detergenti viso, quindi non la riacquisterò ovviamente subito, però è da tenere in considerazione. Poi ho finito questo ragazzo invece per me è super bocciato, non mi è piaciuto per niente, non mi piace l'odore, non direi profumo, direi odore di questi prodotti per le pelli grasse che trovo al supermercato. Per me hanno tutti quell'odore che, scusatemi, ma mi ricordano un po' tipo l'odore della benzina, quegli odori lì. Non mi piace per niente, non mi piace la profumazione, l'ho usato di più per lavare le mani, vi dico la verità, sempre perché non voglio finire sempre a buttare le cose perché non lo trovo neanche giusto. Se posso riutilizzarle come in questo caso per lavare le mani, li riutilizzo, però ecco, non mi è piaciuto, non lo ricomprerò sicuramente, ma soprattutto vi dico per l'odore, che è una cosa. Poi sul viso proprio a contatto, no, non mi è piaciuto. Ho finito poi due salviettine struccanti, questa l'acqua di rose della Roberts mi è piaciuta tantissimo, non mi bruciano negli occhi, nel viso. Queste della Fria le ho volute provare perché erano in offerta per pelli sensibili, però queste qua mi bruciavano un pochino, sia la guancia e sugli occhi non riuscivo proprio a utilizzarle perché si arrossavano proprio. Quindi queste le racquisterò e queste sicuramente no. Poi vado a buttare, anche se mi spiace, però non riesco ad utilizzarla, questa crema. Ho fatto anche una recensione, la famosa crema Re Mascara per le borse e soprattutto per le occhiaie. Non mi piace assolutamente, mi tira, mi fa una patina bianca, mi secca tantissimo, si vedono di più le rughe, si notano di più le occhiaie, nel mio caso non me le copre perché mi fa questa cosa tipo panda. Non mi piace assolutamente, ragazze, super bocciata, non le racquisterò sicuramente, anzi mi spiace che ho voluto tenerla, utilizzarla, provarla, è scaduto il periodo per poter fare poi il reso. Vabbè, la prossima volta vedrò di comprare il prodotto, di utilizzarlo subito, spesso, in modo tale che se proprio non mi piace lo posso rendere, perché c'era questa possibilità con questa crema. Comunque super bocciata. Poi ho finito due mascara, entrambi di Avon. Questo è il Color Trend. È nella formulazione waterproof. L'avevo preso quest'estate. Ha questo scovolino piccolino, diciamo. Come mascara buono, abbastanza buono. Mi colorava abbastanza bene le ciglia. Vabbè, non riesco a dirlo. Comunque, volume sì. Però come waterproof vi dico no, io l'ho preso per indossarlo al mare quando andavo in spiaggia, poi ovviamente facevo il bagno, ma mi scendeva tantissimo il nero. A questo proposito, visto che si spera che tra un po' arriverà il caldo, la primavera, l'estate, il mare, eccetera, eccetera, se voi avete provato qualche mascara waterproof, ma che funziona veramente, che se faccio il bagno ed esco con l'acqua che cola, non mi cola tutto il mascara, se me lo scrivete nei commenti mi fate un grosso favore, perché vorrei acquistarne uno anche quest'anno, però non ho idea di quale marca prendere. Poi ho finito anche questo dell'Avon True Color. Questo qua è il Supreme Length, io sapete che il mascara comunque quello anche nutriente all'olio, mi sembra c'era all'olio di argan nutriente, adesso non vorrei dire una cavolata, adesso è un po' secco, anche questo mi è piaciuto, non faceva le ciglia da gatta, però un buon mascara, insomma mascara medio, nella media diciamo così, visto che quelli di Avon li prendo quando sono in offerta, li pago intorno alle 5 euro, qualità, prezzo, direi che va bene. Ultimissima cosa, ho finito le mie Supradyn, queste ve le consiglio tantissimo se non le avete mai provato, sono le caramelline, le vitamine praticamente, sono 70 caramelle gommose, il gusto di arancia, di lampone, ciliegia, sono ottime, danno un po' di carica, aiutano un po' le difese immunitarie, vabbè,
Adesso, soprattutto col freddo, così magari con i raffreddori, e soprattutto non mi bruciava lo stomaco, perché spesso con quelle da deglutire o le pastigliette effervescenti mi davano un po' fastidio, invece queste no, e anzi, magari tipo caramellina mi toglievano anche un po' la voglia di dolce. Top! Basta, ho finito tutti i miei prodotti, tutti i prodotti finiti di febbraio. Vi mando un grosso bacio, aspettando che smette di nevicare, e ci vediamo col prossimo video, che credo sarà il video Avon. Ciao!